della luna la bellezza, il mare la sua splendida corazza, conserva la sua storia nella terra, concede un ballo solo a chi sa amarla. Non è il 10 agosto, non c'entra San Lorenzo, ma se guardate in alto nel firmamento del basket, brillano le stelle più luminose. Onore ad un campione immenso come Manuel Ginobili da Bahia Blanca e grande protagonista dei trionfi della Virtus Bologna, un inno alla pallacanestro, un esempio, un mito per qualunque tipo di bandiera. C'è tanta bandiera Fortitudo nella Dinamo di oggi, coach Pozzecco, il GM Pasquini, l'amministratore Renato Nicolai e un pezzo di Vunere con l'ex idolo Marco Spisso o Stefano Gentile. Stelle storie che si intrecciano come quella del due volte campione NBA Mario Chalmers, ex compagno di LeBron e pronto a fare le fortune della squadra di Djordjevic, anche lui ex fortitudino, ora coach della Virtus e autentico mito per il Poz, che in carriera se l'è trovato di fronte tante volte e che l'ho preso a modello. Però per me giocare contro Djordjevic è qualcosa di particolare, anche perché è stato il più forte giocatore della mia era e quindi poi è una persona che stimo, con cui ho un ottimo rapporto, e quindi sarà bello giocarci contro e chiaramente sarebbe bello batterlo. Ci sono poi le stelle di Sassari che non vedono l'ora di confrontarsi con quelle più luminose del cielo del basket. Spisso da Sassari dietro il palazzetto, Mario Chalmers dai Miami Heat NBA. Come la mettiamo? È una bella sfida, ecco. Sarà stimolante affrontarlo perché è un campione che ha vinto due anelli. Diciamo che non mi capita tutte le volte di poter affrontare giocatori ex NBA, quindi ecco, sarà bello. C'è la stella italiana da capitano targata Pietro Radori, c'è quella felina di Kevin Panther, autentico killer pronto ad azzannare la presa, poi c'è la Dinamo con il suo entusiasmo, le sue rimonte, le sue difese. La Dinamo del Poz, dell'italiano, del professor Smith, di Piero Meghi. C'è la Dinamo con l'elmetto che indosserà Jack Cooley, c'è il talento di Thomas, c'è una squadra che butterà il cuore per agganciare i playoff e segnare il 2-0 nella casellina scontri diretti. Stelle del passato, stelle del presente, stelle in panchina. A volte è stata questione di centesimi, con storie da libro cuore come quelle di Drake Dean e Rovanuzzo. Non scomodiamo il Narijon, dio mancino della Pampa Argentina. Ci accontentiamo di presentare uno spettacolo di basket da Chalmers a Djordjevic, Pozzecco o Spissu. Stelle diverse, stelle di costellazioni completamente differenti. Storie di derby del cuore, ricordando che il bianco-blu rimane sempre il nostro amore. Buonasera e ben ritrovati su Dinamo TV, ci avviciniamo al big match di domenica tra Dinamo e Virtus Bologna, un big match che vale un pezzo di playoff. La Dinamo aveva vinto l'andata, quindi un'ulteriore vittoria consentirebbe alla squadra di Pozzecco di andare 2-0 e soprattutto di raggiungere e superare in virtù degli scontri diretti proprio la squadra di Djordjevic, che reduce dall'83-75 sconfitta a Nanterre, a Parigi, in Francia, nei quarti di finale nell'andata della Champions League. Bologna ha ceduto
dovuto proprio nell'ultimo quarto dovrà rimontare 8 punti. Invece la Dinamo si è qualificata alle semifinali di FIBA Eurocup, dove incontrerà l'Apoel Holon dell'ex Sean Jones, dunque tutte e due squadre impegnate in Europa che adesso si affronteranno appunto domenica in questa partita importantissima e chiave per il discorso playoff. Ma noi andiamo subito ad ascoltare quello che ha detto Gianmarco Pozzecco nella presentazione della partita. Pino aveva fatto un grandissimo lavoro, Georgievic sta continuando su quella falsa riga lì, è un grandissimo allenatore, secondo me è uno dei migliori in assoluto a livello europeo, quindi non ho dubbi che le cose continuino, anche perché poi è una squadra praticamente cioè che ha cambiato molto, quindi è normale che la crescita sia progressiva. È una squadra in salute, è una squadra che gioca veramente molto bene, giocatori forti, hanno avuto chiaramente anche la possibilità, avendo un budget importante, di prendere un giocatore come Chalmers. E abbiamo vinto 7 delle ultime partite, perché l'ultima partita che abbiamo giocato, che abbiamo pareggiato, io la considero una vittoria, e questa è, secondo me, è stata un'altra cosa di cui io devo essere grato ai miei giocatori, perché io ho continuato a parlare di voler vincere la partita, e Achille per esempio su tutti è uno che continua a dire di volerla vincere, non solo di voler ribaltare, non permettere di ribaltare il passivo di più 19 che avevano subito loro in casa, e questo è un aspetto fondamentale per una crescita di una squadra. Ho rivisto il match, ribadisco che sono dispiaciuto per come siamo partiti, però è anche vero che psicologicamente è successo anche a Holon in Ungheria, e quindi insomma sono cose che nel mondo del pallacanestro, nel mondo dello sport succedono, soprattutto quando appunto hai un vantaggio cospicuo che un po' ti destabilizza dal punto di vista psicologico. Ho un paio di idee in testa che non posso esprimervi perché darei un vantaggio ai miei avversari, però è vero, sì, hanno una conformazione di squadra, soprattutto hanno la possibilità di giocare con giocatori sul perimetro di talento, e quindi chiaramente questo fatto lo sfruttano, giocatori dinamici, abili a giocare il pick and roll, a crearsi dei tiri, a creare per i compagni, quindi sì, hanno la possibilità di giocare con Panther, che magari è più un finalizzatore, o appunto come dicevi giustamente tu, con tre giocatori che possono avere il pallino in mano e si dividono la responsabilità dell'attacco. Poi hanno un altro particolare che contraddistingue secondo me la Virtus, che hanno tre lunghi, hanno tre numeri 5, Moreira, Quale e Krasic, quindi hanno tre giocatori per marcare Cooley, questa è la verità. Andiamo a vedere quella che è la squadra di Bologna, una squadra sicuramente molto profonda, che ha potenziale, che è stata costruita per arrivare nelle prime posizioni, ma soprattutto non solo ha messo Georgievic in panchina al posto di Pino Sacripanti, ma ha preso un giocatore del calibro di Super Mario Chalmers, 4.642 punti con la maglia dei Miami Heat nell'NBA, due titoli, un giocatore che non ha giocato per caso nell'NBA, ha giocato con LeBron, il giorno che è arrivato LeBron James a Miami gli ha ceduto la sua maglia numero 6, e poi è stato fondamentale anche nei playoff per il titolo, dunque un giocatore decisamente dal pedigree importantissimo, ha giocato una gran partita anche l'altra sera a Nanterre, quindi sicuramente uno degli osservati speciali, può fare il play, può fare la guardia, e Bologna, e questo è un tema tattico molto importante, se la Dinamo schiera magari tre playmaker insieme, che possono essere Spissu, Gentile e McGee, tre portatori di palla, tre creatori dal palleggio, lo può fare anche Bologna. Nelle ultime partite abbiamo visto Taylor, Chalmers, Panther o altri anche portatori di palla riuscire, o Cournou, a giocare tutti e tre insieme, anche perché Chalmers può marcare anche giocatori più alti, e quindi potrebbe essere sul perimetro uno dei duelli più importanti. Il secondo duello sicuramente sarà sotto le planche, dove ci sarà Jack Cooley, che dovrà battagliare contro probabilmente i centimetri di Moreira, i chili di Quelli, perché non c'è Martin infortunato, e quindi ci potrebbe essere la scelta di optare per un lungo in più da parte di Georgievic, proprio da opporre a Jack Cooley. E poi la sfida anche nel posto numero 4, dove Thomas e Polonara, che sono in grande condizione, Achille arriva dalla grandissima partita col Pinar, se la vedrà
se la dovrà vedere con un giocatore come Mbaye, che ha grandissimo talento, ma Djordjevic nelle ultime partite ha fatto molto affidamento anche su Baldi Rossi, italiano ex Trento, che può giocare 4-5 a tiro da 3 punti e può metterti in difficoltà in qualsiasi momento. Abbiamo detto dell'assenza che pesa, che è quella di Kelvin Martin, ma c'è anche l'italiano che comanda, che è diventato il nuovo capitano, che è Aradori, che ha molte responsabilità, che è un giocatore che ovviamente offensivamente può essere un giocatore molto molto pericoloso per la Dinamo, insieme a Kevin Panther, magari capaci di fare 6 punti in una partita, magari capaci di fartene 21 come nell'ultimo quarto di Cantù, e cercare di vincere addirittura la partita da sola. Panther ha un talento infinito, ha vinto l'anno scorso la Champions League con la EK Atene, e sicuramente Bologna ha grandissimo potenziale sul perimetro per fare male alla Dinamo. I duelli chiave, innanzitutto in cabina di regia, quando partirà Jamie Smith, ci sarà il duello con Tony Taylor, che è un po' il deus ex machina della Virtus Bologna. È importantissima la sua leadership, il suo carisma e la sua capacità di coinvolgere la squadra. Ovviamente detto di Chalmers e detti di Mbaye, sotto canestro, a rimbalzo, nella transizione, saranno le altre chiavi che potrebbero decidere questa sfida, che comunque sarà molto fisica e sarà importantissimo l'impatto, come ha detto il coach in conferenza stampa. Gli imprevisti per la Dinamo: uno sicuramente Dejan Kravic, giocatore che sta sicuramente disputando un grande campionato, lungo, dinamico, veloce, che è a braccia lunghe e corre il campo, e quindi potrebbe mettere in grossa difficoltà Jack Cooley, e viceversa con Cooley, che potrebbe attaccare il post basso. Vedremo se Bologna deciderà di fare scelte diverse in post basso sui giocatori della Dinamo, su Pierre, su Thomas, su Cooley, ovvero magari di andare a raddoppiare o fare delle difese diverse. Cournou potrebbe essere l'agente speciale a livello difensivo sul perimetro, che Djordjevic potrebbe schierare per marcare gli esterni della Dinamo. Trajan Lane is probably the reason why I really picked up basketball, wanted to go far with it and get out of Alaska. That was my guy. He went to high school with my sister. My dad coached him for his first couple of years in high school, assistant coach on his varsity team. And you know, and every time Trajan came back, he came back to Alaska, he would take me to the gym, work me out, and he showed me what it meant to be an NBA player and how to be a pro. The three-point shot at Kansas it goes down as a history. Helps me leave my legacy, leave my mark on the game of basketball, and at the University of Kansas, we'll forever be remembered as champions. And you know, that three, they say, is the greatest shot in Kansas history. So, you know, it's just a great way to leave my legacy. Two titles we won in 2012, 2013, and it's just a special memory because that was my first two championships in the NBA. You know, you work hard to be in moments like that and be in positions like that, and actually have that dream come true as a kid and fulfilled as an adult. It's a great feeling and something I'll never forget. The thing that makes LeBron James special is probably his IQ of the game and his physical nature. He's one of the strongest people I've seen play, one of the smartest basketball players I've been around. No, I don't think LeBron James is the best of all time. The strongest, maybe, but not the best. We still got a good, me and LeBron still got a good relationship. We still talk here and there. You know, that was one of my guys at Miami. We got a lot of history together and a lot of things that we used to do. I don't wear my rings just because I'm not a flashy person. Plus, the rings are really heavy. So, you know, I got them in a safety deposit box back at home. And, you know, I bring them out from time to time just to look at them. Being the first NCAA champion and NBA championship player to come to Italy and play is it's a new experience. You know, I love the game of basketball, so it takes you all around the world, and it's just happy to bring my knowledge and wisdom over here to Italy and play. It started with my agent, Joe Bell. He called me, said he had a deal for me. And, you know, I was tired of sitting at home. I was anxious to play basketball. I didn't care where at first. And he told me about Italy, and I just felt like it was a great opportunity. Last year after my injury, I played with the Memphis Grizzlies. And, you know, it was a challenging time just getting back from Achilles tear. You know, I tried my best just to get back in shape and work hard to show that I could still play. And, you know, I had my year with Memphis, and now I moved on and I'm out here in Italy. I think my best addition to Virtus would be probably my IQ of the game. You know, been through a lot of situations, been in a lot of big games. So, you know, just a calm spirit, be able to settle the team down and, you know, bring a lot of wisdom. My goals for this season is to win a championship, of course, but you know, at the same time, just keep playing, help my teammates get better, help everybody get better, and, you know, be the best player I could be. Michael Sugar Ray Richardson, one of a guard from New Jersey Nets, that's how I remember him.
It was one of my dad's favorite players along with Dr. J, so that's how I know about Michael Ray. Played against Ginobili. I have a lot of battles against Ginobili. One of my favorite players that I ever played against, one of my favorite lefties, so it's good to come up here and have the same legacy. My extra time, now that I have a car, I'll drive around Italy just to learn Bologna. I like to play pool, like to play the video game, I watch a lot of movies, so downtime I just like to relax mostly. Honestly, the first feeling that I had walking into the gym with Virtus was, it felt like a college again. I felt like I was back at Kansas, my recruiting visit, my first day on campus. It feels like the crowd is just like a college crowd. Pesca il Jolly, il prestito che sa fare tutto.